Ecco, ormai siamo prossimi a vivere questo momento di gioia, di festa, sabato prossimo con l'ingresso ufficiale, l'accoglienza qui nella diocesi di San Marco a Argentano Scalea. E non solo io a essere accolto, ma sono anch'io ad accogliere, come già sento nella mia vita, nel mio cuore, nella mia mente. Ecco, i fedeli, i laici, il popolo di Dio, il clero, i sacerdoti sono già entrati dentro la mia vita, tutta questa realtà, tutta questa bella diocesi. E allora ormai nelle ore così prossime a questo momento di festa e di gioia che condividiamo, il mio saluto, perché questo momento di festa e di gioia che già avverto nell'aria, tutto quello che si sta anche preparando, e ringrazio anche per tutto il lavoro che tanti stanno facendo. Mi auguro che questa festa, questa gioia, renda di una spinta anche di impegno poi pastorale, spirituale, sociale per il nostro territorio. Ecco, dico che alla solennità di questi momenti poi corrisponda un impegno, una corresponsabilità nel lavorare, nello spenderci per questo nostro territorio. Passeranno questi momenti di gioia, di festa, passeranno anche gli applausi. Da lunedì iniziamo a vivere l'ordinario, e nell'ordinario certamente poi inizieremo a conoscerci, inizieremo a lavorare insieme, per cui l'augurio che questo momento, ecco, di gioia e di festa possa essere, ripeto, una spinta, un'ondata anche di Pentecoste per questo nostro territorio. So che c'è grande attesa, anch'io attendo da tutti voi suggerimenti, attendo, ecco, certamente creatività, fantasia per poter, ecco, realizzare quelli che sono i sogni di Dio per la nostra vita, per la nostra diocesi.